Intanto mi vedrete morire tante volte perché stavo andando. Guarda, io dai risultati sembro uno che si sa fare, perché ho fatto il grado S con Lyon e Claire a standard, ho fatto anche estrema, perciò non è una roba da poco conto. E invece sto facendo schifo, invece sto facendo schifo adesso, perciò proviamoci. Onore, onore, ancora, ancora, beh, eccolo, Revin Nemesis, grande boss, Revin Nemesis. È il boss dei boss. E facciamo vedere una cosa divertente, che qui abbiamo ancora la signorina mangiatrice di cervelli. La vedi? Questa qua. E la lasciamo in pace. Non la disturbiamo. Io penso che posso andare avanti con così poco. Abbiamo 20 colpi, 0 proiettili. Ma che bello, 20 colpi, 0 proiettili. Niente roba buona. Vabbè, io ci provo, onestamente ci provo così. Dai, Jack, è vero che l'Inter è nata dai diffidenti della Cimia, l'Inter è nata dal Milan, è vero, vero, vera sta cosa. A me affascina tantissimo la storia delle squadre di Genova e di Torino. Torino c'era la Torinese, c'era Ginnastica Torinese, c'era la terza squadra che stava anche andando abbastanza bene, poi però non ce l'ha più fatta. E Genova c'era la Sampierdarenese che divenne seconda in sfiorò un campionato, la Sampierdarenese di Genova. Che è una squadra che io ti sosterrò a vita. Peccato che non è la Sampdoria, perché c'è la Sampierdarenese e il Doria Calcio, poi si fusero per ottenere la leggendaria Sampdoria. Ma ovviamente io sono più fan della Sampierdarenese. L'Inter è la Eva del Milan, esatto, una costolina del Milan. Beh, buono, buono. Non vorrei che si offendesse qualcuno, ma ha senso. Abbiamo la canna lunga del Nighting Hawk. Che non abbiamo il Lighting Hawk, perché prima che troviamo il Lighting Hawk ovviamente ci passerà una vita. Possiamo posare questo. Possiamo posare questo. Io intanto non avendo nulla da portare, me la tengo con me, tanto. Ma volete mica che vado in giro con la Magnum a inizio del gioco? Cioè, la famosa torre dell'orologio. E quello è stato un vero dramma, perché secondo me era qualcosa che tutti i fan volevano vedere. E hanno deciso di fare un gioco che dall'inizio alla fine sei contro il. Sei contro il Nemesis dall'inizio alla fine. Quindi Jack sei Batman, certo, la Batcaverna. Cioè, i pipistrelli ci sono davvero, non in sta stagione. Cos'è? Cos'è? Non è che c'è una boss fight, vero? Non è che c'è una boss fight. Perché ha detto che cos'è? Oh mio Dio, ragazzi, ditemi che non è una boss fight adesso, non sono preparato psicologicamente. Grazie per la gallina. Eh già. Grazie, grazie. Comunque, Andre, come stai? Aspettate che c'ho il gatto. Grazie per la gallina, grazie. Grazie per la gallina. Non è per me che devo accendere la Ho visto lei. Allora, comunque, vediamo un po'. Vi presenteremo a breve e conosceremo un personaggio storico della serie. Personaggio storico della serie, veramente fantastica lei. La state per conoscere. Se pensate, è proprio quella che penso io. Sì, è proprio quella che penso io. Per me è veramente bello. C'è Birkin, ah, ok, c'è anche con lui. Lo sapevo che c'era anche con lui, hai ragione. Non lo sapevo che c'era anche con lui. Chissà perché pensavo che con lui non si affrontava mai. È Birkin ed è una fase nuova ed emozionante della sua vita. Birkin doveva avere un carattere tremendo, veramente. Doveva avere un carattere. Ha la moglie fredda. È lui che non gliene frega nulla e minaccia la gente. No, ma è sta battaglia qua. Ma quindi qui. Allora. Vado a prendere un collezionabile. Ah, beh, ma alla fine è sempre sto posto qua. Beh, meno male. Ci sarà qualche collezionabile, qualcosa. Beh, una piantina rossa. Apprezzo sempre che sono soltanto futura leggenda se sono tizio, esatto. Ma nella versione 2004 per Resident Evil 4 c'erano le galline. Le potevi uccidere, ma potevi prendere le uova. Non c'era bisogno di uccidere. Io le uccidevo per sperare che mi uscisse un uovo buono. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Potevi. La versione 2004. Ed è una bellissima versione. Ammetto che ancora oggi non è invecchiato Resident Evil 4 originale. Ma non ce l'ha l'occhio che gli sbuca a questa versione, no? Oh, un occhio di riguardo. Oh, come diceva la famosa battuta del film Pompieri. Ecco qua, quello con Paolo Villaggio.
Ok, ci siamo. Mischiamo le erbe. C'è altro? Non credo. Oh mio Dio, ce l'ha con me. No, il mio coltellino. Però abbiamo colpito l'occhio. Oh no, ho finito i proiettili. Che brutta situazione che sono io. Ah, boia. Sulla testa. Beh, fa mai bene. Non fa mai bene, ragazzi. Fatemi rimettere la pistola. Vabbè, ma non vale però. Mi sta menando. Aiuto. Aiuto. Pericolo, vabbè. Il maestro delle sottomissioni. Senti, anch'io questa. Fa male. Categoria sbagliata. Perché categoria sbagliata, ragazzi? C'ho ancora mafia, c'ho ancora i titoli. Oh, boia, veramente? Veramente? Mi scuso, ragazzi. Ma perché me ne sono... Non l'avevo modificata. Scusatemi. Scusatemi. Oh, ok, mi sto alla fine. No, questa qua, ecco qua. Sì. Incontriamo Ada e la nostra vita non sarà più la stessa. Ok. Cavolo. Vabbè, lasciamolo così. Jack, allora io gioco Red Dead Redemption 2. Va bene, Jack ha giocato il DLC Le Ombre di Rosa. Io non l'ho preso quel DLC di Village. Non l'ho preso. Vorrei poi comunque poi prendere per altre cose DLC. Perché mi piace completare le cose. Ma mi sembrava noioso. Anche a me mi sembrava noioso. Onestamente. No choice. Gotta take it down. È arrabbiato con noi. Ma io sono bloccato qui dentro, no? Ha un po' di problemi di controllo quest'uomo, questo bravissimo uomo di nome William Birkin. Ho sbagliato strada di nuovo. Porca. Un pollo! Se sopravvivo a questa mi considero molto fortunato, sappiatelo. Guardate l'altra piantina verde, meno male. Ah, la divina provvidenza c'è in questo gioco. C'è sì. Oh, oh boia! Mi ha preso di nuovo. Ma mi ha danneggiato? No, non mi ha danneggiato. Ma allora, fino all'abitazione, fai bene, è divertente. Specialmente quando ti dicono quali consigliano il gioco. Ciao a tutti, sono di nuovo. Avevo letto solo nuovo. Come il coach è nuovo? Mi sta pulita la Volcanic. Grande, grande. Fai bene. Ma dov'è andato William? Sembra più facile sta versione della boss fight rispetto all'altra. No. È venuto di qua. Però ha un'estensione della mazza che fa paura. Ah, la campana. La campana. Esatto. Lord Sadler. Quindi sti proiettili non vanno bene per... Eccolo, ecco, forse apre l'occhio. È il suo punto debole. Ora che sta male... È leggermente incavolatino. È leggermente incavolato, non volevo dirlo, ma... Non credo che sia d'accordo con quello che facciamo. Un abbraccio, Yoga. Grazie. Sera, Yoga. Dove è andato? Il problema è che mi può spuntare dall'alto. O no? Non penso. Passo di qua io. Oh, porco! Ma che cos'è? Come ha fatto a colpirmi da qua? È aggressivo, Ritiro quello che ho detto che è più facile sta versione che quella del fai là. Di Claire. Ritiro quello che ho detto. Non è vero nulla. Ho finito i colpi. Oppure finiti i colpi. Ho solo fucile a pompa. Oh boia, mi fa male di nuovo. Rapina. Vado, ciao, ciao, ciao interista. Benvenuto, buona giornata, ti ringrazio. Mi curo. Spero davvero di salvarti. Grazie per il follow. Grazie per il follow, veramente. Grazie. Mamma mia, spazi stretti. Sono ancora in pericolo, scommetto, vero? Io non so se mi salverò qua, però ci provo. Lo
vedo, lo vedo l'occhio. Sono mezzo morto, senza mezzo. Se mi colpisce ancora una sola volta è game over. E mi sta per colpire. No, niente. È una brutta situazione questa. Per quei pochi poletti rimasti. Oh no! Eccolo, eccolo. Perché non si abbassa mai? Mi sta prendendo. Aiuto! Ok, ce la facciamo. Quanti proiettili ho? Zero proiettili? Sono un po' fregato, vero? Ragazzi, non ho più nulla per affrontarlo. Ho finito i colpi? O ne ho ancora uno? Ho finito i colpi. Come lo batto? Come si batte uno che non ha i colpi? Mi faccio prendere e gli lancio una granata. Ok. L'ultima mia speranza è la granata. Non ho neanche il coltellino perché se l'è mangiato lui. È inutile, ragazzi. Non c'è nulla che posso fare per sconfiggerlo. Sono senza colpi. Pasta e fagioli, vieni scorreggioni. Beh, ci sta, dai, Enrico. Ci sta. Scusate, mi accendo la luce. Mi metto angoscia. Sta al buio così. Ok. Ok. Perfetto. Allora, intanto, prima di tutto, come avete visto, è una situazione difficile. Pensavo di farcela meglio. Trovi proiettili di un'arma che non è la sua, di una pistola che non è la sua, e qui ti dava l'estensione della Magnum, quindi secondo me non ho abbastanza per batterlo, però ci proviamo stavolta. E cerco di non usare il di non usare il coltellino stavolta, devo usarlo per colpirlo nel caso che finisco le cose. Oh, è veramente tosta, eh. È veramente tosta. No, oh, beh, tanto che sono ancora qua, posso ancora permettermi di... Posso ancora permettermi di caricare le mie cose. Come già detto, pensavo di avere i proiettili dell'altra pistola, ma non di questa. Questo qui cos'è? Un'altra proiettile, un'altra granata, ok. Teniamo la granata equipaggiata. Il fuanfag, la vulcanica, l'ho avuta gratis, mi aveva regalato uno qui questa volta 20 proiettili. Sì, vedi che se salvi la vita a volte ti aiutano. Vedi, a volte sì. È tosta, anche senza spray. Sì, sì, ma non è... No, io non volevo prendere uno spray... Ho sbagliato strada. Volevo andare a caricarmi. Vabbè. Andiamo avanti così. Ci proviamo ancora con questi pochi proiettili. Era così bello riuscirci. Ma penso di non avere abbastanza per sto boss. Sì, è tosta comunque. Infatti lui non ha solo un Birkin, ha anche Mr. X che gli tormenta. Certo, un secondo. Ok, cominciamo di nuovo ad affrontare Mister Occhio. Va bene. Comunque sappiamo il suo punto debole. Va bene, rapina. Mi misurerò anch'io, ma vi assicuro che qua è tosta. Ok, ragazzi, in bocca al lupo, dai. Ci serve qua. Jesus. Non è Gesù, veramente. Non ci assomiglia neanche un po'. E non ci salverà. E non ci salverà la vita. Ecco. Se lo colpisci in testa è meglio. Comincia già a tirar colpi. E lo sappiamo che farà male. Io lo ignoro al momento, devo potenziarmi. No, ok. Ma mancato. Ha cioccato completamente, cosa buona. Molto buona. Proiettili calibro 45. Come se io mi portassi dietro quella pistola lì. Ok, andiamo avanti. Mi manca ancora qualcosa da prendere, sono sicuro. C'è altro? Sì, c'è altro. Ancora proiettili della 45 che io non ho. Con me.
Adesso mi spucherà alle spalle. Io comunque ce l'ho due di queste. Jack, secondo te è più probabile che le rodi... No, allora, è più probabile che i politici si tagliano lo stipendio, perché The Rock non è uno che ci crede al 100% nella carriera politica. Non ci crede nella carriera politica. Anche perché abbiamo già una samoana, che è Kamala Harris, che se deve rappresentare qualcuno la Samoa, c'è lei. Ohia! Mi ha beccato, no, mi ha beccato. Vai giù. Quando questo fuori? No choice me lo dà lui. Secondo me è più probabile che le voglia venire il consiglio in Italia. Guarda, a sto punto è più facile in Italia che là, anche se non sei italiano. Ma sì, dai. Ma io sono in sta stanza. Signor Birkin, allora. Mi ha preso in pieno stavolta. Ma sono ancora qui. È incredibile che sono rimasto bloccato in questo guscio di stanza. Questo buchino qua. Devo assolutamente spostarmi in un luogo un po' più sicuro. Tipo questo. Si fa per dire sicuro. Beh, Akhenaton magari se hanno messo la sta... Sì, ma lei non l'hanno fatta presidente. Per fortuna, Cioè, non l'hanno fatta presidente. Però è vero, quella era in politica. Questa cosa è vera, Enrico. Guarda come spreco i proiettili io. Non ne spreca nessuno i proiettili così. Dai che ci siamo. Devo avvicinarmi. Ho finito i colpi, ma ce n'è ancora. No! Oh, non è quello che volevo. Ho colpito, dai. Vi assicuro che il fucile a pompa da qua fa male. Ok, ditemi che l'ho battuto. Sì. Ciao William, forse non ci incontriamo più con Leon. Cioè, ci incontriamo ancora, ma... non pensavo, stavolta è andata molto meglio. Andando vicino col pompa, ho fatto più danni. Ciao Andy! Questo boss può fare di gestione. Lo so. Lo so. Assolutamente vero. Ciao passante! Abbiamo sconfitto un boss tosto. Abbiamo sconfitto un boss veramente tosto, ragazzi. Veramente tosto. Allora, intanto devo dirvi una cosa, prima di tutto. Vi dico che i miei video su YouTube molto spesso non arrivano le notifiche. Anche chi ce l'ha tutto attivo con la campanella, non arrivano. Ho guardato oggi il video di Leon contro Mr. X come se non esistesse, ma se lo vai a vedere nella mia lista esiste. C'è, ma non c'è. È perché l'ho pubblicato alle 7:30 del mattino. E non c'è, è come se non ci fosse. Ho detto, ma ragazzi, non arriva niente. Non arrivano le mie cose. Ciao Kenverino, passiamo per un saluto. Diciamo. Fisicamente non è perfetta. Moralmente sono contento, ma stanotte ho passato la notte senza dormire. Senza dormire per colpa di una zanzara. Sta zanzara è iniziato. L'ho beccata stamattina alle 8. Bam, schiacciata. Ho detto, oh, finalmente la zanzara non c'è più. Perché io. Non lo so, ancora con i zanzari a novembre. E onestamente non pensavo. La prima volta che a metà novembre trovo una zanzara di notte, cioè che mi fa zzz, cioè non mi succedeva. È il primo anno che succede, quindi veramente. Quest'anno che non abbiamo avuto la nebbia, non abbiamo avuto il problema di nebbia. È una bellissima cosa. Ok, normale. Un abbraccio anche a te, ragazzi. Questo è un bellissimo gioco. È Resident Evil 2 Remake. Che come vedete, abbiamo appena sconfitto un boss interessante per chi ha visto. Era un boss intenso, più che altro perché mi ha dato i proiettili della pistola che non uso. E quindi non potevo farci nulla qua, Però sono soddisfatto perché appunto è stato un bel vantaggio. Sono felice di questo, perché veramente abbiamo ciò che ci voleva. E ovviamente facciamo così. No, prima di far questo c'è una cassa? No, non c'è nessuna cassa. In sto file le casse sono più rare. Ha riscattato l'opinione su nostro padre Sully, l'Eterno. Jack, questo è Leon B. Hai ragione, infatti... Hai ragione. Nell'A cambiava un po' di cose, hai ragione. Infatti,
Hai ragione, ma io sono contento che non ci siano i cani. Io sono contentissimo che non ci siano i cani. Hai ragione. Pensa che devo. Allora, in questo gioco mi manca un trofeo, che è quello del quarto sopravvissuto. Che è difficile. Comunque, Sully per me è uno dei personaggi migliori. È un carismatico. È una spalla del protagonista. È una spalla sia seria che comica allo stesso tempo. Una figura quasi paterna. Quindi, secondo me, Sully è un bellissimo personaggio di Uncharted. Bellissimo nel senso che è classico fascinoso. Una sorta di James Bond del mondo adventure, diciamola così. A me piace tantissimo Sully come personaggio, veramente, perciò assolutamente fa sempre piacere vederlo. Ah, a sto punto poso anche questo unico coso che ho e mi prendo proiettile di calibro 45. È tempo di cambiare arma? Perché ho anche la calibro 50? No, quella Magnum, come già detto. Scusatemi, faccio un paio di lavori qua. Prima cosa. Potenziamo la Magnum, calibro 44 Magnum, eccola qua, Lighting Hawk. È diventata bella, bella tosta, visto? È diventata bella tosta, ma che roba, questa è una Magnum che fa saltare tutto, veramente. La useremo, se usate un aggettivo, una sola parola. Inseparabile, inseparabile la frase che userei per lui. Cosa ne pensi, Andre? Sentiti libero anche di dirmi no, non sono d'accordo. Inseparabile per me è un personaggio che ha fatto la storia di una serie. Anche se avete armi infinite, vi assicuro, non la userò. Non userò le armi infinite. Ecco qua. Allora, a sto punto mi porto dietro questa. Tanto a sto punto. Calibro 45. Non posso unirle fra di loro, certo che posso. Assolutamente sì. Ok, abbiamo tutto quello che ci serve. Tranne questa che non lo voglio usare. Ok, perfetto. Posso tenere l'altra pistola. Tanto. La Magnum non la prendo con me. Non la prendo ancora con me. Penso che posso resistere. E siamo a standard del file B, file 2. Buon proseguimento, Kenverino. Kenverino, grazie di cuore per essere passato. Tranquillo, Valerio. Vai tranquillo. Fai giungla. Scusami la cosa che deve fare. Ok, di pazienza. Allora, io. Granata frammentazione, tengo una dietro. Andiamo avanti, ragazzi. Vi ho fatto perdere troppo tempo. Mi scuso, mi scuso, mi scuso. Io devo andare. Gotta go faster. Come dicevano nel meme di Sonic. Devi andare più veloce. E ci proverò. Io, ragazzi, ieri sono arrivato a un passo da finire Mafia 2. Oh, chi c'è qua dietro? Non avete idea di chi c'è qui sopra. Mettila adesso, Andre. Mettila adesso, giungla. Ne vale la pena. Siamo per incontrare la regina della giungla. Grazie, Lorenzo, alla tua salute. Sto bevendo. Ovviamente suoni normalissimi della giungla, assolutamente, avrete capito che canzone è. Benvenuti nella giungla, più chiaro di così l'ho pure scritto, benvenuti nella giungla. Welcome to the jungle. Assolutamente dei suoni normalissimi. Vedi qua, è chiusa, è chiusa. Ah, è serrada, la puerta è serrada. Se non è Resident Evil 4 questo, non dicono, è serrada la puerta. Alla salute Jack, certo. Pensavo fosse solo con tamburi della giungla tipo. No, 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 è più. Perché io ho visto un sound da un mio amico streamer, che non è un mio amico in realtà, ma è uno che stimo, che ci ha messo proprio un intero. È andato avanti tipo 3 ore di ya e suoni strani, incredibili. E quindi ho detto, voglio mettere anch'io un sound incredibile e fighissimo che faccia parlare di sé. Assolutamente, ho detto, voglio farlo anch'io, però io devo stare attento e ci metto una canzone che fra l'altro è cantata da. Ecco! Damn, Axel Rose, comunque. need a key card. Oh, i cani, gli amici di Lorenzo, che ha detto, voglio vedere i cani. Non aveva detto che voglio vedere i cani, non l'ha mai detto. Comunque, quella di Donkey Kong. Ma qual è la musica di Donkey Kong, primo livello? Bellissima. Io ho scoperto che c'è un sound chiamato Super Mario, non lo so. Oh, mio Dio! Io non lo sapevo di avere questo. Esatto, non lo sapevo. Non so neanche se l'ho aggiunta nella lista, ma ce l'ho. Mario, Mario, esatto. Eccola. Mi stava vibrando il controller. Stay sharp. Eccola! Stay sharp! No! È un cane morto. Ma faccio che staccaggi quello si mette in assistenza, vai tranquillo. Oh, ma il vestito originale! Sto giocando con i vestiti alternativi. È il vestito originale di Ada. Meglio così. Voi non avete idea di quanto fa schifo il vestito che gli hanno dato nel remake di Default, che è quello dell'agente FBI. Ve lo faccio vedere dopo, ma. Mamma mia. What's going on here? Sorry, that information is classified. Where are you going?
Do yourself a favor. Stop asking questions and get the hell out of here. La faccio vedere com'è. Faccio vedere com'è il vestito originale, così sapete. Hey, I'm not done talking to you. Non ho finito di parlare con te, un secondo. Faccio vedere, ragazzi, eh. Oh no, questa qui è la mia faccia, non sono io Ada Wong. Eccola qua. Eccola Ada Wong, visto? Era così, con gli occhiali da sole, il giubbottone. Comunque grazie Enricone, bello Jack and Dexter. A proposito, se hai dei consigli, Andre, per Lorenzone, che Jack and Dexter è bloccato in un livello, ce l'ho fatta, è finito adesso. La palude impantanata. Ah, ok, la palude impantanata. Beh, ho capito, l'importante è che ce l'hai fatta. Io non vedo l'ora di giocare anch'io questi bei giochi. Anch'io devo giocare alla saga di Jack and Dexter. Cioè, ci sono tante cose, anche su PlayStation Plus Premium, fra l'altro domani annuncio i nuovi giochi. Avete visto dove è andata Ada? È andata di qua. Claire andava di qua. In realtà ci sono entrambi i posti che devo andare. E a sto punto andiamo prima di qua. No, no, qui ci vado dopo. Sono sicuro che con Leon devo aprirla questa porta. Invece con Claire no. Vabbè, andiamo a vedere cosa c'è qui dentro, dai. Zona esclusiva di Leon. Zona esclusiva di Leon. Ah, sulle prigioni, belle. Guarda qua, c'è la mappa. Ah, la mappa. Parcheggio, visto, abbiamo tutto. Poligono di tiro, Q, canile, obitore, stanza di generatore. Tanta roba buona. Quindi praticamente Leon qui si divertirà, perché gioca in casa, è un poliziotto. Jack, si sa quali giochi. Allora, del PlayStation Plus Premium Extra, no, vengono rivelati domani. Questo qui non so se è morto, ma io sapete che, per chi mi conosce, sa che sono un fan del coltellino. Se hai dubbi, colpiscili alle gambe. Visto. Così crea meno problemi. Cioè, veramente, a volte si ignora l'importanza che hanno i coltelli in sto gioco. Sono fondamentali, non sono roba di poco conto i coltelli in sto gioco. Sono importantissimi. Perché grazie ai coltelli puoi far tutto. Ok, celle. Oh mio Dio, chi è? Ma no, meno male che avevo detto, ah, faccio tutto col coltello. Okay. Oh, è senza arti e continua a girare. Ok. Mamma mia, era terribile questo qua. Avete visto che roba? Chi gioca? Ho fatto grazie comunque. Poche possono essere che giochi rilassano. No, ma perché non? Ma guarda che in realtà i platform possono avere un effetto rilassante. Poi soprattutto se non è un platform bestemmioso, tipo come non lo è uno Spiro. Che non sono quei platform fatti per farti sclerare. Ciao, mamma mia, bacino alla signorina. Mua. Ciao, bella gioia, come stai? So che potrei sprecare un proiettile, ma... Sapete perché? Perché tanto fra un po' escono. Vabbè, non è un dramma, eh. Non è un dramma se escono. Ma che cazzo stai a dire? Ma qui c'è qualcosa? C'è qualcosa in queste celle. Non sono vuote queste celle, assolutamente. Non sono vuote. Sapete che fra un po' si libereranno, no? Lo sapete, vero? Che si libereranno. È ovvio sta cosa che si liberano. No, aspetta. Aspetta a premere questa. Aspetta. Allora, io devo decidere. Faccio vedere. Sono tutti zombie. Tranne lui. Esatto. Ciao Topo Gigio, come stai? Benvenuto. È un ragazzo, uno splendido streamer che... pieno di vitalità. Benvenuto Topo Gigio. Stiamo incontrando un amico importante, un giornalista. Irons. You mean Chief Irons? Is he still around? Who cares? Hopefully he's somebody's dinner by now. Figurati, fa piacere vederti, guarda. Stiamo facendo Resident Evil 2 remake con i vestiti, diciamo, alternativi. E abbiamo visto appunto Ada col vestito rosso. E non con quello di default. Va bene, guarda, a parte qualche piccolo fastidio muscolare, va tutto bene, guarda, non è nulla di problematico. La tesserina. Sorry, I can't do that. I have to talk to the chief first. Look, we're both prisoners in the station. So either we play nice and help each other out. La tessera ci serviva, eh. What? What's coming? Una cosa di brutto. Altre due batterie devo dare. 45, sono tantissime. Tu, ma sei bellissimo, sì. Allora.
qua è diverso dall'originale. Nel 2 originale questo viene ucciso da William Birkin, invece qua è stato preso dalla mano del di Mr. X. Completamente diversa la morte che fa qua rispetto all'originale. It's just me. So you can put ciao Adam. I don't even know what happened. It's just... il tuo ragazzo. Ah, non è il suo ragazzo qua. Non è il suo ragazzo qua. I told you to get out of here. Wouldn't want to end up. Ma ciao Ada, Ada. It was an informant. Era un informatore. Era un informatore dell'FBI. So what he said was true? Il capo della polizia è corrotto. Can't keep walking away from me. La toccata. I don't even know your name. Diglielo. I'm Leon Kennedy. Leon Kennedy. Find a way out, Leon. Before it's too late. Then we'll talk. Name's Ada. Mio nome è Ada. Mio nome è Ada. Well, I guess the deal's on. Diamo questo messaggio di passante in default perché Ada lascia il suo effetto ed è stata fenomenale. No, che brutta morte. È crudo, eh. È crudo. Il 2 remake è crudo. Il 2 remake è molto crudo come gioco. Oh, abbiamo trovato finalmente l'attrezzo. Leon può finalmente sfoderare il suo attrezzo. Si teneva. Qua ci vogliono i componenti. C'è la torre dell'orologio, che non è la torre dell'orologio famosa del 3. È un'altra torre dell'orologio. Ciao, Ema! Abbiamo mostrato l'attrezzo ad Ada. Come stai? Come stai, Ema? Ciao, Ema! Ema, come stai? Abbiamo mostrato l'attrezzo. Incredibile. Ho detto, oh mio Dio! Non ci credo! Qui, ovviamente, mancherà la corrente. E almeno ci ha detto cosa dobbiamo fare. Dobbiamo raccogliere due componenti. Un abbraccio, Ema. Ema è un grande, Ema. Mi ha fatto un sacco di clip. No, stavo dicendo a Ema che mentre è arrivata Ada abbiamo preso l'attrezzo e abbiamo presentato. E quindi praticamente ha detto, mio Dio, incredibile. Cerco di non farmi morsicare da questi. Ovviamente non si libereranno adesso, ma si libereranno, perché prima o poi è il destino degli zombie diventare liberi. Guardate qua. Questa qui è una strada alternativa. Se tu apri questo, si aprono le celle, ma si apre anche sta strada e puoi farti sto giro. Ed evitare gli zombie. Cosa c'è? Non sarà facile evitare gli zombie, ovviamente, perché ci sia altra roba difficile da affrontare, ma è una scelta. È una scelta che ogni giocatore deve compiere. Che bello che non ci sono i cani qua. Io ovviamente non ho ancora finito questa zona. Vedete che c'è una bellissima sala autopsie da esplorare. Siamo a buon punto. Ad Ada piace, sì, ma siamo a buon punto. Pensa che è stata faticosissima la battaglia con Birkin. È stata molto, molto, molto difficile. Andiamo al poligono di tiro. Ah, il poligono di tiro. Io, ma quanti proiettili c'ho? Ma, mi sono messo malissimo, vabbè, come al solito. Come al solito. Abbiamo nota smaltimento attrezzatura. 7439, ragazzi, 7439. Ah, perché è la chiave, la famosa chiave. Fra un po' la usiamo. Scatola di latta, 7439, ok. Eccolo qua. Abbiamo la porta, praticamente per una macchina. Messaggio Mister Guan ancora. Non ci sono più i pupazzi, perché li ho presi tutti, quindi non ci sono più pupazzi da raccogliere. Però c'è gente pericolosa in questa stanza, che non abbiamo la chiave, perché mi sa che dobbiamo ancora recuperarla. Oh, mi servirebbe la chiave arancione, forse qua nel file B, non lo so dove, però nel frattempo io mi diverto a esplorare prima che arrivino i nemici. Provo ad andare più piano che posso, così non si risvegliano, vero? Oh, mi segna che c'è qualcosa da raccogliere, però io non vedo nulla. Non mi fido di sta stanza, lo sapete, vero? Non mi fido. Proiettili del fucilone a pompa, che abbiamo già proiettili per fortuna. Non usiamo la chiave. Esatto, ma non possiamo usarla per quello, sono d'accordo. Allora andiamo via di qua. Se non possiamo usarla per quello, non ci divertiamo. Ok. Magari stavolta dove troveremo la chiave quadrata stavolta? Boh. Da qualche parte la troviamo di sicuro. Io sono andato piano, così non si svegliano gli zombie. E non succede il peggio del peggio. La cintura se la moglie fa. Oh mio Dio, che era terribile quella cintura! Terribile, una delle cose più primitive della storia. E Andre sa di cosa parli, perché Andre è un grande appassionato di fantozzi. Da quanto ne so,
Quindi, se non sbaglio, mi aveva detto Clark che lui ai tempi pubblicava anche clip di fantozzi su YouTube, quindi momenti magici della serie, quindi assolutamente roba bella, roba bella. Allora, andiamo avanti. Io vado prima a vedere cosa c'è dentro qua, perché sono curioso. 7439. Pusha pulsante. Cavolo, è come la mia appunto che aveva l'apertura a distanza. Penso che tutte le macchine ormai hanno l'apertura a distanza. Calcio della Matilda. Ah, la Matilda. Matilda, tu quale sei? Questa qua è la Matilda. E la Matilda. Ok. Bellissima, è diventata doppia però. È diventata grande e grossa. È una bella arma la Matilda, se soltanto avessi abbastanza proiettili per lei. Mi divertirei a usarla, vero? Una bellissima arma e tutto, sono d'accordo. Questo è il famoso calcio, ma non c'è. L'unica comicità italiana che non tornerà. Guarda, sì, politicamente corretto distrugge un sacco di roba. Io sono contrario al politicamente corretto per quanto riguarda i film. Assolutamente, assolutamente. Django Unchained non è politicamente corretto, eppure è un gran film. E ha creato delle polemiche. E però in Italia puoi dire, ma se sono film comici, allora non ha senso farli così, sono film comici, non devi far ridere, non devi fare roba. E per me è sbagliato, perché se sono film comici, fai ridere, fai ridere. Qui c'è il leaker? O cani? Cani, vero? È il cagnolin, è il cagnolin del cagnolin? Allora, ah, polvere da sparo, questo. Son of a bitch. Non è morto! Ti piace vincere facile, lo fai fuori prima che possa uscire? Ti piace vincere facile? Direte, perché Jack uccide i cani? Jack sei un mostro! Perché poi si liberano? Ma ciao, bella gioia, come stai? Non riesco a credere che con Leon sia così facile, perché con Claire sti cani sono fuori allarmanti, e ti tormentano. Poi c'hanno i leaker, no, c'hanno i cani, i leaker, c'è tutto, veramente. È un incubo giocare con Claire sta parte. Emma si ricorda le mie morti qua, Emma se la ricorda benissimo. Ok, quindi l'obitorio, un bellissimo posto solare, è delizioso. L'attrezzo lo posso infilare, l'attrezzo. Posso infilare l'attrezzo, visto? Abbiamo infilato l'attrezzo. Sì, con l'Iker. Ma come anche Leon passa da qua? Ma sapete che non me la ricordo sta cosa, che anche Leon passa da qua? Cavolo. Sono convinto di no, però. Andiamo qui dentro, questa una stanza bellissima. Guardate, ci stanno dentro i morti. Ok, dobbiamo trovare quello giusto. Che non è fra l'altro nessuno di questi, però. Se è uguale all'originale, ma penso sì. Dovrebbe essere questo qua, credo, C'è scritto Justin Hanson, io come se io leggessi qua, ma c'è scritto. Eccolo. È morto. 4739, già fatto. Oh mio Dio, ma è morto, è vivo. Bellissimo però. Come sprecare un proiettile di... No. Ma non ce l'aveva qualcosa? Vuol dire che non è nello stesso posto? Oh, la chiave di quadri, che bello! Che bello la chiave di chiave. Ci serviva la chiave di quadri. Ma ancora... Qui c'è un altro zombie, Pensavo fosse morto questo colpo in testa, invece. Vieni. Oh, shit! Oh, questo qui è bello resistente, anche con Claire. Vieni, cerca di beccare. Son of a bitch. Ecco fatto. Ce lo siamo risparmiato. Ok, giornata felice quando gli zombie fanno la brutta fine. Ma Pierino sarebbe politicamente corretto? No, assolutamente. C'erano battute clamorose, ma io... Per me erano meglio i film di una volta. Io ho già detto che fin con i pompieri mi faccio grandi risate... No. non mi sembra molto morta questa.
scusati, ma non mi sembrava tendenzialmente morta quella lì. Questo è bello morto, questo qui è bello morto. Come piace a me. Signora, i limoni, signora! Lo riportiamo dentro, grazie, grazie. Oh, molto gentile, mi ha dato la sua granata. Oh, stordente. Sono brave persone, alla fine muoiono per il bene della società. Ecco qua, grazie Andy, grazie. Oh, le baboie, che schifo. Ok. Via, questa qua. Oh, questa ci piace, questa ci piace, perché la fondiamo con la verde e con la blu, tutti i colori che vuoi tu, ed eccoci qua. Purtroppo abbiamo finito gli slot, ma dovremmo aver preso tutto, ok. Stanza completa, che bello. Allora, io ho due cose da fare. Una è andare qui alla stanza del generatore, e l'altra è aprirsi di là. No, qui non ci sono nemici, meno male. Oh, almeno una stanza tranquilla ogni tanto ci deve essere, no? Possiamo fondere con questo, ci dà altri proiettili di questa, e noi ci liberiamo questo slot per tutte e due. Beh, bella notizia. Ok, poi avanti le prossime cose. Questa non sembra una brutta stanza. Oh, abbiamo già trovato un componente. Ma guarda dove l'hanno messo. È l'erba di qualità anche, sì. E l'altro è nella torre dell'orologio, quindi buonissime notizie per noi, ragazzi. Buonissime notizie per noi. Abbiamo già un componente su due. Questa è una bellissima notizia, ve lo posso assicurare. Però ci sarà un piccolo problema di spazi. Come avete visto, non siamo estremamente messi bene. Tutti gli slot occupati, e dovrei trovare il modo di andare su. Però qui secondo me ci sarà qualche fregatura quando torni indietro, perché non può essere così facile. Sapete tutti che non può essere così facile. Però vediamo. Mi ha fatto un salvataggio così a caso. Oddio. Oh, la campana. Tenemos que ir. Lord Sadler. Lord Sadler. È diverso dall'originale. No. Ok, ma non l'avevo fatta così? Vabbè. Mi ha sbloccato che porta. Non so che porta per... Ah, le scale, giusto, le scale. Però vabbè, adesso ci sarà qualche nemico, eh. Cosa siete? Cani. Ok. Mi salvo col solito metodo mio. No! Non posso! Non posso! Non posso mica fregarmi. Oh, via. Su via voi. Ciao tizio, ci sono i cani affamati. Via, via. Oh, no. No. Come sono messo in salute? Quanto l'ho sprecata, però. Ridammi il mio coltellino. Grazie. Il coltellino è importante. Ciao Ema, scappa bella gioia. Ma ho fatto una figuraccia qua. Potevo gestirla meglio. Come già detto, ero pronto per un cane che stava fermo, non che saltava dall'altra parte. Giustamente l'ha fatto, eh. Ah, qui c'è sicuramente un cane. Lo so che sta arrivando, lo so. Lo so, lo so. Io ripeto, il cane di Okan. Ah! Stavo per dirla. Stavo per dire, ciao Topo Gigio. La parola cattiva per tizio. Tizio è un essere umano. Nasconde dei segreti. È un essere umano, vai. Gli evitati i cani. Siamo a posto. E qua. Ce n'è ancora? Ce n'è ancora. Ignoriamo. Oh boia! Ok. Qui c'è un leaker, vero? Altro cane? Oh, che tensione! Sono quasi arrivato vivo, non ci credo, ragazzi. Sono quasi arrivato vivo. Sogno vivo! Ma io potevo risparmiarmi tutta sta strada, veramente. Io dovrei andare anche là a usare la chiave da sta parte qua. Dov'era la chiave? Qua, vero? Ma se non c'è il cassone... Facciamo che vado... Vengo dopo. Me lo ricordate? No, non lo ricorderete mai. Se me lo ricordate, me lo ricordo anch'io, dai. Devo andare in questa stanza qui, diciamo. Ditemi che vado alla stanza dove c'è la cassa. Ditemi che vado alla stanza dove c'è la cassa. Che è questa qui. Questa qui è una stanza con la cassa. Sì, sì, sì. Finalmente, ok. Che bello se si mi apre.
Aprite, aprite. Ok, ce l'abbiamo fatta. Che bella notizia, allora. Possiamo posare il componente elettrico. Possiamo posare la grata stordente che non ci serve. Possiamo posare, no, questo no. L'attrezzo, l'attrezzo dove si usa, ragazzi. Intanto massivo coronato. No, stavo per dirlo, ma mi sono salvato. Ok, allora, per un attimo, ma quanta roba c'è? Ma quanta roba c'è? Che, comunque, ho troppa roba con me. Cioè, tagliamo anche queste, via. Tagliamo anche voi. Poi, altra roba. Perché io devo prendere tanto, tanto. Allora, la manovella, secondo me, non mi ricordo dove va sta manovella. Mannaggia, qualcuno se lo ricorda, a parte il punto che l'ho usata. La poso un attimo e torno in quella stanza di sotto. Non dove ci sono i cani, non dove ci sono i cani. Io. Tu ti ricordi dove va la manovella? Ah. Ma non è una manovella questa, non è una manovella manovella. Perché non c'è da estinguere l'incendio qua, quindi. Siamo con l'io. Che forse serve qua, forse serve qua, boh, non lo so. Comunque, andiamo un attimo di nuovo là sotto. La manovella è un attrezzo, si chiama attrezzo. È un attrezzo, l'abbiamo usato qui per aprire una... una grata, stavo dicendo una granata. Granaten. Non è una granata. Oh boia. Oh. Ma è andato giù con due colpi? Però. Beh, sono improvement, dai. Qui facendo rumore risvegliamo tutti gli zombie. Cerco di andare rapido. Toccate fuga. Toccate fuga, ragazzi. Ok, utile. Ho preso tutto? Sì. Toccate fuga. Prima che arrivano gli zombie da là. Ok, ho finito anche qua. Perfetto. Credo che non ci sia nient'altro da fare qui sotto. Posso andare su? Perfetto, abbiamo fatto tutto. Ok. Possiamo andarcene per sempre da sto posto. No, non è vero per sempre. Però in questa zona qua sì. Oh, una manovella. Esatto, esatto. Per aprire una grata. Hai ragione. Per aprire una grata. Non ricordo il posto però, non ricordo il posto. Comunque abbiamo fatto anche questa zona qua. Abbiamo usato la... questa, poi la... una va in lavanderia. Una va in lavanderia. Guardate quante cose che ci dà. Combina. Io adesso posso posare questa perché non ci... non... no, l'ho usata! Vabbè. Da buon pirla che sono, l'ho usata. Pensavo che stavo posando e l'ho usata. Vabbè, intanto ero in attenzione rossa, quindi comunque... attenzione arancione, non è un dramma. Questo lo usiamo da un'altra parte. Penso che possiamo andare dove vogliamo qua, finalmente. Di posto ne ho. Peccato che la Matilda, al momento, non ho proiettili. Sto rullino ci servirà... no. Ah, si salva. Tanto, guarda, non c'entra nulla il numero di salvataggi che fai nel gioco. È bello Resident Evil 2. Perché ti dà comunque la possibilità di scegliere cosa fare e quando fare. Pensate che i salvataggi alla massima difficoltà non esistono. No, scusate, non è vero. Esistono solo quelli manuali, ma non quelli autosave. Oh boia! Ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho qui dentro. Aspettami, Ti vado a prendere questo così non me la rompi. Mamma mia. Mamma mia. Me li porto dietro, non si sa mai. Avete visto come sono agguerriti questi? Dov'era il caro amico? Qua. Ti sbarro la faccia. Ecco qua. Oddio, sembra una brutta cosa, ma... non è una cosa così. Ciao Andy, grazie. Andy, grazie. Anche qua c'è. Oh boh! Ha preso le spalle questo. Tutti, tutti vivi? Tutti vivi? E io non ho preso l'attrezzo? Oh mio Dio, non ho preso l'attrezzo. Ma devo proprio fare sta strada qua con tutte le strade che ci sono? A quanto pare sì. A quanto pare sì. Via, 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 via. Sì, qui è tutto chiuso, perciò. A posto, a posto. Me la son cavata abbastanza bene. Pensavo molto peggio, onestamente. Pensavo molto peggio. Dirvi la verità. La davo quasi per scontato che finiva male, invece. Questa cos'è? Ha solo l'accesso alla porta. Va bene. Grazie, Andy. Buona serata anche a te. Grazie ancora. Ho visto poi il link che mi hai mandato. Grazie di cuore. Che in realtà non era il link che mi hai mandato, ma mi hai mandato il... mi sei messo male? No, in realtà sono messo molto bene, a dire il vero. Sono messo molto bene qua. Voglio evitare sta stanza.
Perché qui c'è cuori e non abbiamo ancora. Questa qui. No, poi devo farla fuori questa. Mi sta ingombrando. Vabbè, facciamola fuori adesso. Scherzo. Scherzo. È un spreco del mio tempo cercare di far fuori questa qua. Quindi andiamocene via. L'importante è che non ci sia Mr. X. L'importante è quello. Che non si sia ancora tornato. Qui c'è questo. Wow, wow. Bei suoni, eh. Oh, Licker! Questo da dove arriva, scusate, questo Licker? Boia! Ma manco così muore lui. No, volevo farlo fuori. Vabbè. Quanti consumati che ho qua. Quanti... Ho un solo proiettile, veramente. Sono sempre messo male. Ora sì che posso dire che sono messo male. Ora posso dirlo veramente. Ecco qua. Allora, fammi vedere. Attrezzo. Sei morto! Sei morto! Sono vivo, ma... Ma da far schifo, nel senso... È messo da schifo, veramente. È messo molto male Leon. Ormai a dice... No, tutto sto casino per un passo che sappiamo già. Un passo che sappiamo già. Io devo andare su, come già detto. Devo andare sopra le scale. Sopra le scale c'è una porta... adatta da sbloccare. Vi dico anche dove. Vedete qua sotto? No, qua sopra sì, qui sopra c'è questa qua, la lavanderia. E vabbè, ci sarà lì che rompe le scatole o ci ignorerà? Probabilmente ci ignora però. Perché lì che è di sotto. Ok, siamo arrivati. E poi stare senza Mr. X è uno spasso, eh. È uno spasso, non c'è lui che ti dà fastidio. Non c'è lui che ti tormenta. Grazie per il raid, Stefano. Grazie. Pose muscolari per tutti. Grazie di cuore, ragazzi. Ok, abbiamo fatto questo. Sei arrivato in tempo per una fase bella, un tour della stazione di polizia. Vi presento, questo è un gioco artistico che presenta appunto... tour guidati per zone luminose, atmosfere rilassanti. Benvenuti ragazzi, fatemi fare uno shoutoutino alla leggera. Abbiamo la cassetta portatile, che è una cosa che io non amo, ma quello che ti dà il contenuto è sempre buono. Assolutamente l'apprezzo, sì, assolutamente l'apprezzo, assolutamente l'apprezzo. No. Questo qua, allora. No. Avete capito, no? Ah, questo qui però. Buongiorno mio ecco imperatore. Qua, ciao ciao. Questo, questo qui. No, è questo qua. Ah. Ce l'abbiamo fatta. Ciao Stefano, ciao, cosa dire? Cioè, sto facendo un tour turistico incredibile. Pezzo di ricambio, carino questo, mi serve, mi serve. È un oggetto chiave utile, assolutamente, buono, 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 mi piace, mi piace. Però mi mancano ancora delle cose. E devo scendere di sotto. Oh, ma sapete, io so dove sto andando dove c'è il Licker. No, dove c'è il Licker. Ma se ci fosse un'altra strada per andarci lo farei volentieri. Perché non credo che ci sia un'altra strada per farlo. C'è una cosa che però mi interessa fare qua. Scusatemi, il mio punto personale, finché non abbiamo Mr. X a romperci le scatole, approfittiamocene. Approfittiamoci, non c'è Mr. X, posso fare quello che voglio senza lui, lo sapete benissimo, no? Senza Mr. X si fa tutto ciò che si vuole e nessuno ti disturba. Proiettili sempre con questa pistola qua, non so perché sono tutti per questa pistola qua questi proiettili. Comunque, e poi devo andare anche da sta parte qua, giustamente, c'è altra roba, c'è un'erba verde che non ho mai preso, wow, non lo sapevo. Come comunque, va bene, glielo dico. Ciao. Ciao grande. Ti piace come ti ha salutato? Ciao Stefano. Ti ha salutato, eh? Allora.
Mi dice che non ho fatto qualcosa qua dentro, ma potrebbe essere legato al fatto che non ho ancora usato il creak, perché non posso, non ce l'ho, non c'è il creak. Devo scendere, devo fare sta strada. E mi conviene farla da qua. Non è una bella strada, ragazzi. Sappiate che non è una bella strada. Non sono felice dove vado. La voce... Io l'ho messa per provare. Io. E chi deve averla messa? Io per provare. Ma qui sopra non c'era un modo per andare... No? No, non è. Perché questa è rotta. Quindi non posso andare qua finché non risolvo lì. No, non ancora. Finché non trovo ciò che mi serve, non posso ancora farlo. Ma abbiamo l'attrezzo. E ho capito dove va l'attrezzo. Adesso mi è venuto in mente dove va l'attrezzo. Va al piano di sopra. Ma prima devo fare un piccolo excursus, ragazzi. Sarà velocissimo, eh. Prometto che sarà veloce. Il problema è che per quanto veloce può essere, c'è sempre un leaker che mi crea problemi. Ciao, benvenuto Stefano. Allora, dicevo, intanto prima di tutto grazie per il raid. Spero che tu stia bene, che sia andata bene la live, che non ci siano stati problemi oggi. Quando ero io da te mi sembrava andare normalmente, tutto ok, sembrava tutto ok. Poi non so se hai avuto delle difficoltà, ma Bus Simulator è un gioco tendenzialmente tranquillo, non credo che ti abbia creato alcun tipo di problema. Piano di sopra, come lento, vabbè, normale. Ok, e qui c'è il leaker, dicevo. C'è il leaker. Io devo andare in quella stanza, ma ho paura di lui. Ho paura, ragazzi, di andare qui. Vedo, vedo. È lui? È un leaker quello? O è un'ombra? Ma si è incastrato? Oh, boia! Questo qua! Ma porco cane! Ma porco cane! Questo è il peggior jumpscare che ho avuto finora su Resident Evil. Oh, boia! Ho sbattuto contro il tavolino. Mamma mia. Io. Chi vuoi che sia, io. Ho voluto cambiare un attimo, poi la rimetterò. Ho pensato, vediamo, facciamo uno scherzone a Stefano, mettiamogli il vocione. Chi vuoi che sia, non è che c'è molte persone in sta casa. Di solito o sono io a fare queste cose, e quindi ero io. Ragazzi, sono mortissimo qua, mannaggia. Ecco qua, io, è stato lui, sono stato io. Ragazzi, faccio schifo, veramente, non so perché. Mi scuso, sto calmo. Ah, ma no, ma figurati, sono calmo, mi sono agitato per il leaker, non per te, figurati, sono felicissimo, cioè sono io, sempre io, assolutamente sono stato io. Vai tranquillo, sono tranquillo. Anzi, ti ringrazio Stefano, ti ringrazio di cuore. Sono stato io. Io devo farlo. Ragazzi, sappiate che probabilmente morirà Leon in questa strada. Ma... Grandi giochi. Oh mio Dio. Penso di essermela cavata abbastanza, Mi è cavata abbastanza bene. Va bene, qui c'è da fare una scelta. Qual è meglio? È meglio il 2 o il 3? Il 2 ha dei proiettili, quindi il 2. Il 2. Sì, facciamo il 2. Ha giudicato il 2. Questo qui è un tasto, puoi scegliere se metterlo come 2 o come 3. Facciamo 102. Ok. Ecco qua. Ci slibera questo. Fatemi vedere ancora una cosa. Qui c'è 203 che non posso aprire. Vorrei tanto più... E 208. Spigliamoci 208. Ok. Ecco fatto. Fai una scelta, vivo. No, quello è l'enigmista, ma è fighissimo l'enigmista. 000. Oh, yeah. Ok. Devo ancora prendere l'ultimo, che sarà più importante. Perché, come sapete, come avete visto, ha delle cose importanti. Oh, abbiamo i proiettili. Ah, non ci facciamo più trovare impreparati con i leaker. Ah, finalmente. Siamo armati fino ai denti anche per... Non è vero, abbiamo tre proiettili, però. Ok.
se ne possono essere rabati fino ai denti. Va bene, va bene, va molto bene. Vado su, passo di qua. C'è il nostro amico zombie che, certo, non gli faccio del male. È un simpaticone. Ormai lo ignoro, sto zombie. Non mi dà più fastidio. Devo andare al piano di sopra. Qui ci sono delle cose importanti da fare, importantissime. Sì, sì, ignoriamo la signorina. Massimo rispetto per lei. La lasciamo viva. Cos'è successo, Stefano? Cos'è successo? Cos'è successo, Stefano? Non so nulla. Non so cosa ti è successo. Stefano, Streamlabs ogni volta ti cancella roba, ma sono sicuro che non è scritto nulla di strano. Ci ha detto, e non, mi dice, per aver spammato un link, ma sei, tu hai messo un link di Twitch, ma tu, essendo VIP, puoi farlo. Quello che non capisce Streamlabs, che non deve toglierlo a te, perché tu hai il diritto di farlo. Cioè, sei proprio quello che ha il diritto. Cavolo. Ma non è qua che va usato l'attrezzo, no? Perché questa non è una manovella. 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 Allora va usata di sotto. Io non sono convinto, però. Io non sono convinto. Io non sono convinto. No, va usata di qua. Ok, ignoriamo, ignoriamo. Perché questa è una cosa di Claire. Di qua, di qua. Esatto, esatto, sempre la rogna di... Io non so perché, Stefano, tu puoi postare link, io non so perché Streamlabs abbia sta cosa con te, perché chiunque mi posta un VIP, mi posta un link di Twitch, me lo lascia postare. Strano, Stefano, mi spiace davvero. Guarda, fammi perdonare, e anche per il raid, beh, il raid, vieni già premiato per il raid, ovviamente, perché... Però, ecco qua, beh, 50 punti per te, e Stefano, te la giochi alla grande... Te la giochi alla grande questo mese. Questo mese sarà bello ed equilibrato. Questo qua sarà il mese top assoluto. Veramente, questo mese qua sarà incredibile. Chiave di cuori. Abbiamo. Chiave di cuori non ce l'abbiamo, non la prenderemo mai. Però abbiamo finalmente accesso a tutta sta zona qua. Possiamo andare di sotto, ma io di sotto non vorrei ancora andare, diciamo. Perché sotto ci devi andare quando hai la. Quando hai la, quella di fiori. Mm-hmm. Sopra quello c'è. Ok. Grazie. L'asse. Stavo proprio pensando, ma un bell'asse mi servirebbe qua. Granata stordente. Questa è una bella stanza, ragazzi. Questa bella stanza, e soprattutto è sicura. Come vedete, è molto sicura. Ci sono tanti cappelli. Magazzino alla est. Terrazzo. Andiamo al magazzino all'est. Buon santo Stefano, buon... Ciao, ciao Moreno. Mamma mia, che fatica sto gioco. Porto lo stress ai livelli stellari e non mi lamento, dico ciò. In realtà mi sta bene così, l'ho scelto io di giocare a Resident Evil 2 e sono felice di portarlo, ma è stressantissimo. Shit. Questo qua è quello dei Village People, questo. Ok, e lui in the nevi, in the nevi, ecco. Copiamo. Ok, andate. Penso che sia morto. Vabbè. Ma figurati, tranquillo Moreno, ma tranquillo, ci mancherebbe altro. Allora, abbiamo trovato l'ingranaggio grande, questo qui occupa due slot, lo mettiamo qua sotto, e dobbiamo fare delle cose incredibili, una torre dell'orologio, e ci divertiremo perché... Oh, tu chi sei? Tu chi sei? Colpisco anche lui? Poverino lo zombie, però. Shit! Ce l'ha con me. Ok, è andato giù. Non so se è morto. Per sicurezza. Non è morto. Quando si muove così non è morto. Vai giù, vai giù, vai giù. Ok, perfetto. Questa qua cos'è? Una porta? Sì. Bella, bella, ma non è il momento di andare. Qui. C'è qualcosa. Proiettili per noi, che bello. Facciamo festa oggi. Quindi, l'importante è che state bene. Ah, questa era solo per Claire, esclusiva. Segretissimo di Claire. Segretissimo di Claire. Claire c'ha i suoi segreti. Leon c'ha i suoi segreti. E quindi, insomma, nessuno prende tutte e quattro le chiavi. Ciao Stefano, guarda che c'è il buon Moreno. Buongiorno, il caffè è buono. Imperatore. Il caffè, assolutamente il caffè, è sempre gradito. Allora, fai vedere qua se posso aprire sta porta. No, non posso aprirla. Non posso aprirla. E sta porta si apre quando scappi da lì.
Comunque, dicevo, una fase più interessante del gioco. Stiamo andando sul terrazzo, io devo prendere una chiave, una singola chiave, che con, secondo me cambierà tutto sta chiave. È un'erba blu, un'altra, non la uso al momento, però non voglio neanche buttarla così, quindi me la porto dietro. Sa mai, l'erba blu, fastidio non dà. Ma, terrazzo di nuovo, ma qui ci sono già stato, no? No, non ci sono già stato. Scena! Sound 2. Li ho messi proprio tutti, ma proprio tutti, eh. Aggiornato. Damn it! Ecco qua, dice. Che tensione. Bella questa. Questa è bella. Yeah. Classicone. Esatto. Gira la ruota, niente, non dire. Mamma mia, Marcello! Ha cioccato malamente. Possiamo passare, perché se proviamo a passare, puoi passare, ma guarda, c'è il fuoco, quindi non ha senso passare di qua. E quindi andiamo lì sotto. E qui vediamo se posso fare come nell'originale Play 1, che schivavo gli zombie sta zona, ma sa che qua no, sa che qua non riesco a schivarle. Guarda quante erbette, il paradiso, se vi piacciono le erbe, questo è un posto... Per amanti, non lo so in che senso, ma tante erbe. Welcome, te lo metto io, questo qui è adattissimo, almeno non ti faccio perdere tempo. Welcome. Tanto era il mercante di Resident Evil 2. Welcome. Io vorrei andare in sta stanza. Però ho paura di questo. No, due zombie. Sapete che potrei anche evitare? No, io sono curioso, ragazzi. Devo sapere cosa c'è lì dentro. Però non so come eliminare questi. Mi tocca usare veramente questi colpi di pistola. Ho mancato! Mi sono salvato così. Questa qui la voglio schivare. Voglio schivare questa. Oh. È stata tosta, eh. È stata incredibilmente tosta sta cosa. Polvere da sparo, la posso mettere qua, per forza. Cassa, benissimo, ora ci divertiamo, posa questo. Ora abbiamo l'ultima chiave, bellissima notizia ragazzi, abbiamo l'ultima chiave, chiave di fiori. Abbiamo completato tutta sta zona, c'è anche un salvataggio, cosa c'è di meglio di un salvataggio qua, un'erba verde qua. Non c'è nulla di meglio, hai parole gentile per te. Ema è un grande supporter, master lista delle bevande. Ok, va bene, glielo chiedo. Non mi ricordo quale comando, comunque. Buongiorno, mio imperatore. Un numero da 1 a 20? Allora, comunque sia. Per Ema, parola gentile. Beh, Ema è un grande clipper, mi salva sempre. Ieri sono mancate le clip di Ema, ovviamente. Oh, bella questa di strano. Mi provate a fare anche a lei uno shoutoutino a strano. Ok, corretto, ho fatto giusto. Avevo paura di sbagliare. Qualcosa, ci abbiamo fatta. Ok, quindi faccio un shoutoutino anche a lei, oltre che a Moreno. Ecco qua, l'hai messo matto. Esatto. Ecco qua. Ci siamo, ragazzi, è il momento, Io sono iper emozionato qua perché devo affrontare sti zombie. No, dammi la mia erbetta della felicità. Ecco qua, abbiamo preso l'erbetta della felicità. Ma che cazzo stai a dire? No. Ok, me la son cavata, ragazzi. Voto 10 al dribbling. Veramente, per una volta, è la prima volta che riesco a fare qualcosa di decente. Ok, ciao, sono Daniele, posso chiamarmi Tizio? Esatto. Allora, Lorenzo dice: doppio il tuo passaggio. Un saluto da Lioness Kennedy. Siete pronti a seguire le mie avventure? Cercherò di tornare indietro e prendere tutto ciò che mi manca, perché siamo dei vincenti, siamo Leon S. Kennedy! Ecco qua, è un grandissimo. È la mia giornata fortunata oggi. Ah, torno dietro, cosa può succedere di strano? Mi ha preso! Va bene, combattiamolo.
Ah, fa male, fa male. Ciao Raffaele, mi hanno picchiato. Hanno picchiato. Problemi, 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 molti, problemi. Oh, problemi, 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 problemi. Devo andare qua, devo andare qua. Scala di incendio. Ok, sono quasi fatta. Oh, boia, ho sbattuto contro il tavolino. Non... No, sta strada no, sta strada no, sta strada no. Sta strada assolutamente no, assolutamente no. È la strada... Cioè sì, in realtà, però ci sono i zombie, se sono i zombie non va bene. No, 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 te no. Aiuto, Lorenzo, Lorenzo. Ok, Lorenzo. Ho detto Lorenzo perché... Ma dai! Ma il mio coltellino, scusatemi, ce l'ho equipaggiato. Devo andare qui sotto. No, ho sbagliato strada. Ho sbagliato strada. Ho sbagliato strada. Completamente. Ricarico. Ricarico, ho fatto schifo. Ho sbagliato tutto. Ho sbagliato ogni singola cosa qua. Ciao Raffaele, benvenuto, è un piacere vederti. Raffaele, a questo punto per tenere Garcia, Mazzari... Ma Mazzari aveva già avuto l'avventura, Mazzari aveva già avuto l'avventura. Vediamo un po'. E fra l'altro è un... Non è sul turno oppure un altro. Allora, Mazzari... No, Mazzari... sì, 2009-2013 sto leggendo, poi è andato all'Inter, è stato famoso come tecnico all'Inter, ma a Napoli è stato un sacco di anni. Poi lo mandarono via... E ora è tornato. Non lo so, Mazzari sono un po' di anni che... Garcia ha inguaiato la squadra, eh sì. Si vede che magari non volevano spendere troppo. Non lo so veramente perché prendere Mazzari, non lo so, non lo so. Onestamente non capisco neanch'io. Proviamo ragazzi, proviamo. Vedo che faccio tutti i costi. Ho una questione di vita o di morte, sto gioco. È più morte che vita, ma ci proviamo. Ci tento di nuovo, no il dribbling. Così bello dribblarmi. Ok, stavolta il dribbling è andato meglio. Ancora meglio di prima. Morire svivì, ragazzi, ce la faccio. Non penso a Mazzari cosa ha detto meglio di Garcia. Ci credo adesso. Grande Raffaele, visto che c'è. Ok. Allora, cerchiamo di fare un po' meglio di prima, che ho fatto veramente schifissimo. No, non uso con l'animazione delle farmi. Ancora, ora. Mi lascia passare. Si sta sistemando la mascella. Grande il cavallo. Il cavallo di ruolo di Red Dead. È fortissimo quel cavallo. Quindi ho sbagliato strada. Ho sbagliato strada. E sbagliato il canale. Ok. Stira la musica incredibile. E qui ci sono un po' di strade belle da fare. Un bel po' di strade. Tipo questa. Devo farle tutte, tanto quindi, in un modo o nell'altro. Vediamo dov'è l'urlatrice, è qua, quindi passo da questa parte qui. Devo aprire tutte le porte che hanno i fiori. Quindi partiamo da questa porta qua, che ha il fiore. Questa qui no. Ah, qui c'è lo zombie, che tanto è innocuo questo, è innocuo. Io lo lascio vivere, lui lascia vivere a me. È un rapporto di reciproca amicizia, l'abbiamo stretto. Ora devo entrare qui dentro. E devo andare qua all'archivio. Urca, l'archivio non posso passare da qui. Devo fare questa strada qua, purtroppo. Ah, bel problema, eh. Bel problema. Jack, se c'è delle orecchie, se lo diceva, dava lei. Ma con piacere, assolutamente. Aspettate, qua vuole interagire. Entrano? Non posso murarli? Non posso murarli. Sono affaracci miei quando ci trovo. Stacca, bellissimo. Sì. No, te no. Non ti volevo te. Via. Devo usarlo. Mannaggia, devo usarlo. Perdo il mio. No, c'è anche il leaker. Ma qui è impossibile, ragazzi. Vado a moderare. Grazie di tutto. Grazie a te. Sono il tizio. È qui. Il tizio è qui. L'ho visto poco fa. Ho perso, ragazzi. Devo fare.
mi lascio ammazzare e riparto dal checkpoint. Hacker Topolino, bello! Hacker Topolino era... ce l'ho presente, ce l'ho presente. È una storia pazzesca quella dell'Hacker Topolino. Era inquietantissima quella roba. Ok, niente. Sono deluso di non avercela fatta, ma... E qui non aveva finito l'animazione, devo aspettare. Ecco qui in testa. No! Ma non è... Non sei umano, te. Non è umano, ovviamente, però... Ho iniziato, ma la botta me la son presa. La botta me la son presa. Ok, mi piacciono i videogiochi. È la cosa più bella da dire. Mi piacciono gli anime e i videogiochi. Bellissima frase. Assolutamente, anch'io amo gli anime. Assolutamente. A te, Moreno, piacciono le serie animate giapponesi? Ecco qua. Piacciono? Ok, ecco qua. Ecco qua. Questo qui è un gioco molto, molto giapponese. No, ok, questo qui però non è, non ha molto da animo. Anche se in realtà esistono degli anime Resident Evil, ma... è paradossale la situazione. Grande Dino Dino Dance. Questa è una delle mod. Tra l'altro sul canale compare spessissimo ste mod, perché c'è Valerio che è un fan di ste mod. Non ho mai capito più. Anche il leaker arriva pure. Va bene, ho deciso di farti fuori. Dico il leaker, ho sbagliato. No! Ma cosa fa? Con quella lingua. Ho finito i proiettili, vero? Boia. Colpito in testa, ok. È andato giù. Adesso devo schivare questo. Non ce la faccio con tutti questi. Come faccio, ragazzi? È incomprensibile superare tutti questi. Dirli tutti, perfetto, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Ok, non so come siamo sopravvissuti a questo. Una stanza quasi tranquilla, si spera. Se non arriva lui, saremo veramente... No, c'è la musica di Mr. X, ragazzi, non va bene un cavolo. Non va per niente bene. Non va bene per niente, perché può arrivarmi da davanti, da sinistra, da destra, da qui. Ho preso tutto? Sì. Allora, ce la dovrei fare, ho preso il mio coltello, sì. Ora vado a far cosina dopo. Grazie Moreno, grazie a compagnia, buone cose. MNMN, grazie mille. E grazie per la compagnia. Mi spiace solo non essere passato io oggi. Oh mio Dio, sento roba spaventosa qua. Sono quasi arrivato dove devo arrivare. Ok. Mi aveva preso malissimo. Ok. Sono quasi arrivato nella stanza che voglio arrivare. Ce l'ho quasi fatta, ok. Oh, ce l'abbiamo fatta anche stavolta. Ok. Ho esattamente tutto ciò che volevo prendere, tranne una stanza che vorrei fare. E la voglio fare adesso. Ho esattamente tutto ciò che voglio. Questo qui è l'attrezzo della biblioteca. E però non mi ricordo come si fa a passare in quella stanza. Io devo andare di sotto, dove c'era quella stanza che andava giù. Qua. Qui sotto. Però non mi ricordo come si fa. No, questa è la parte alta, scusate. Piano B1. Non mi ricordo come si fa ad andare. Non questa qua, l'altra. Vabbè, sentite ragazzi, la userò dopo. L'importante è che siamo vivi, l'importante è quello. La userò dopo, sta chiave di fiori. Ci sono passato, però non mi ricordo dove si passa. Comunque, allora, ho tutto ciò che ci serve. Ho anche una granata, che terrò. E questo lo poso, perché al momento non ci vado. E devo prendere un ingranaggio grande. E devo posare questa roba, che non ci serve onestamente. Ecco fatto. C'è spazio giusto per farci sta stanza. No, devo liberare ancora un po' di roba. Mannaggia, siamo strapieni. No, ci va bene. Sto solo ragionando, sto cercando di capire cosa abbiamo e cosa non abbiamo, ma penso che vada bene così, dai. Il rischio me la sento di correrlo. Speriamo, dai. Speriamo, ragazzi, speriamo che ci sia tutto. Ema scrive, io sono pirla, anch'io, Ema, anch'io, sempre. Marco, domani ti dico una cosa. Ok, Moreno, ok.
Ancora grazie mille. Ragazzi, mi raccomando, seguite Moreno se non lo seguite ancora. Merita, merita. La merita per davvero. Ecco qua, e noi andiamo avanti. Io potrei anche posare Matilda a sto punto, tanto qua. Occupo il posto. Gloria, gloria, alleluia. Gloria, gloria, alleluia. Gloria, gloria, alleluia. Potremus al Signore. Esatto, non so cosa dice, in che lingua è, ma è ovviamente è bella, è bella, è bella. Ok, siamo arrivati. Siamo arrivati in biblioteca, lunedì sera in biblioteca, no, era in discoteca quella canzone, martedì sera in discoteca, mercoledì sera Marco è venuto a prendermi ma siamo andati in discoteca. Ecco qua, è una canzone, non sono impazzito io, è proprio una canzone che dice così. Ok, avanti. No, suono di Licker non mi piace, spero non sia qua. Oh boia, è proprio qua dentro. Non so, mi sono salvato miracolosamente e non intendo riparare. Meno ufficiale United è un po' diverso, la musica è quella, ma il testo è diverso. Poi dice we are going to Wembley. Se tu cerchi, oh boia, mi ho sbattuto contro il tavolino, non cerchi Glory Glory Man United, ti esce il testo su YouTube, cioè ti esce proprio la canzone cantata, che è molto molto bella. Dovresti trovare anche la versione con... Arrivano, eh. Sta arrivando il nemico. Sta arrivando. Lo sentite che è arrivato, è entrato nella stanza. Ho paura di lui, perciò. Oh boia! Oh boia! Ci provo, eh. Non vi prometto nulla. Ma no, porco! Ho qualcosa, sì. Ci mancava solo uno zombie caduto dal cielo. Era uno zombie caduto dal cielo. È caduto veramente. Grazie, grazie. Per due secondi. Aiuto. Ok, è andato. Non è a posto! Sono fregatissimo. No. Ma io come faccio qua? Non è a posto! Di più, di più! Oh, boia! Ho sbattuto contro il tavolino, non... Sapete che sono messo male? Ok, se ne va. Perché noi abbiamo messo male le cose. No, no, torna! No! Vai via te! Aiuto! Buongiorno Mr. X, esatto. No, cambiate idea! Vai via, via! Non sto glitchando, non sto glitchando io, proprio così. Ho proprio messo male io la cosa. No, devo scendere di lì, devo passare io! Allora arriva, arrabbiato, no. Mr. X, non ci sono, dai. È invisibile lì, ho visto come è invisibile. Oh. Ma qui non c'è uno zombie che mi vuole mangiare. No, non so cosa è peggio fra i due. Ragazzi, non so cosa è peggio fra i due. Non so cosa è peggio fra lo zombie e quello, onestamente, non lo so. Non lo so cos'è peggio, ma devo andarmene via da sta stanza il prima possibile. Farò sparire la cosa. Non lo so neanche io cos'è peggio. Lo so, ce l'ha. Io mi nascondo. Bello che giocare il gioco a in pericolo ti dovrebbe abbassare leggermente la difficoltà del gioco. Non so quanto sia vero, ma si spero sempre che leggermente si abbassa, stando in condizioni atroci. No, vieni qua. Beh, non è un problema, dai. Non è un problema. Onestamente non è un problema. Questa qui può essere un problema, ma non riesco a farlo. Riesco a gestire tutto. Ecco qua. E rimango in pericolo, così. Come già detto, ve l'ho spiegato il motivo.
Questo mi crea parecchi fastidi. C'è la musica in Mr. X, quindi non mi sono ancora salvato, sappiate. Ma posso farcela? Posso farcela? Posso farcela? Dai, veloce, veloce. Ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta! L'abbiamo sconfitta! Abbiamo sconfitto chi? Nessuno l'ha sconfitto, però. Abbiamo riuscito a superare Mr. X. Non so dov'era lui, ma tanto per un po' non ce ne preoccupiamo. Qui c'è uno zombie, se è come nell'originale, c'è uno zombie che ti spunta alle spalle. Quando giri... Sì, c'è. C'è. Oh, poi anche qua. Ok. Utile, non si sa mai la prima combattuta. Ok, questa stanza qui siamo a posto. Per un po' non se ne parla più, per un po' siamo a posto. Ok. Per un po' siamo a posto, ragazzi. Per pochi minuti siamo a posto. Non è ancora risolta la situazione. Ovviamente questo lo riprendo. Questo qui dovrebbe andare su, mi sembra. Allora, non me lo ricordo mai l'enigma qua, ma tanto non è difficile, si fa tentativi e si riesce a fare tutto. Io avevo due proiettili e ne ho usato uno. Povero Leon, povero Leon. Tutto per prendere sto pezzo, eh. Mi sembra che devo mettere questo qui grosso, e questo è ingranaggio grosso, e quello piccolo là sotto. Sì, funziona. Ok. Questa è andata bene, eh. Questa è andata molto bene. Poi andiamo giù. Come, cosa ne pensate? Mi sono salvato per poco, eh. Stavolta veramente mi sono salvato per poco. Non rotto della cuffia, per non dire rotto... altro, però. Mi sono salvato veramente per poco. Anche questo. È stata fatta giusta, eh? Quando è così. Ok, abbiamo esattamente ciò che volevamo, che è l'ultimo. Hope I don't have to write a report on this. Sentite Mr. X. Non riesco a trovarlo però il pezzo. È qua? Comunque sono sicuro al 100% che non può entrare in questa stanza, quindi non vi preoccupate. Non può entrare, perciò siamo a posto. Adesso bisogna riuscire a scendere. Essere vivi, che non sarà facile. Non sarà facile per niente. A tornare indietro, ma prima di tornare indietro vediamo ancora cosa c'è in questa stanza. Questa qui è una stanza, spesso viene dimenticata perché non è importante, ma ci sarà sicuramente qualche oggetto utile. Polvere da sparo grande, vabbè, utile, sempre utile. Già, cosa mangi stasera? Io penso che mangerò qualcosa di preparato stasera. Devo mangiare alla svelta, che poi alle 20 abbiamo da registrare un episodio per il podcast in compagnia. Con un cantante, quindi vediamo un po' cosa riesce fuori. Spero in bene che sia una persona che è puntuale, perché ovviamente mangio di fretta per esserci alle 8. Il mio collega ci sarà alle 8. Ci auguriamo che anche il cantante sia puntuale. Sapete che questi cantanti non si sa mai come sono. Non mi fido di questo, forse riesco. Okay. Ho rischiato, ripeto che siamo sempre in pericolo. Sì, ho trovato la strada che volevo. Questa è la strada che volevo fare io, ragazzi. Se avete capito il motivo, no? Qui sotto c'è la porta da aprire. C'è la porta da aprire con la chiave di fiori. Qui sopra... Ditemi che... No, non è dove c'è il salvataggio. Speravo fosse il salvataggio, no? Non c'è qui un salvataggio, scusatemi. No, non c'è nessun salvataggio in questa stanza.
Purtroppo non c'è nessun salvataggio. E qui sotto, ecco, qui sotto c'è la stanza di interrogatorio. Ok, ok. Tutto torna, ma io avrei bisogno di salvare. Come avete visto, non sono messo bene. Non sono messo per niente bene. E qui ci sarà. Non lo so, mi sono messo nei casini. Sicuramente mi sono messo nei casini. Non ho visto salvataggi, quindi. Qui volevo usare. Volevo usare qualcosa. Una sbarra, ma. Ma fatemi vedere solo un attimo. Fatemi ragionare. Se io sono qua. Ah, ma passo da qui. Allora ci riesco. Ditemi solo che Mister Lee non viene da qua. Mi interessa solo quello. Se non viene da qua, ce la faccio, eh. Non viene da qua, ce la faccio. Faccio velocemente. Comunque le polpette, beh, sono buone. Le polpette sono buone. Molto buone. Fai bene. Dai che abbiamo quasi finito con Mister X per un bel po'. Mia sono distrutto. Stancato in palestra? Raffaele è stancato in palestra oggi? Immagino di sì. Beh, ma la palestra è stancante. Però poi pensi che aiuta a star meglio. E quindi è una cosa buona. Una cosa molto buona che alla fine poi si sta... Fa bene ad andarsi, diciamo che è una cosa bella. Avessi tempo anch'io, ci andrei volentieri, ma ce l'ho dall'altra parte della città. Ciao, che succede amico mio? Ti chiede il buon Stefano. Allora, intanto, siamo a buon punto, ragazzi. Anche questo mese qua sarà veramente una top micidiale, una top bellissima. Veramente una top incredibile, ragazzi. 4 piani a piedi non ce la faccio più, ti credo. 4 piani a piedi è una bella grana, credo. Poso questo e questo, tanto adesso non dobbiamo andare lì. Oh no! Ma lei non deve venire qua. Aspettate. Assi di legno. Assi di legno ci servono. Ma dove vado adesso? Assi di legno ci servono. La signorina urlatrice. Arriva anche Mr. X. Purtroppo arriva da qua. No. Sono circondato, eh. Oh cavolo ragazzi, meglio lei che lui, eh. A questo punto, aspettate. Vabbè. No! Rifaccio. Non mi è piaciuta per niente. Ah, rifaccio ragazzi. Ah, che fallimento qua. Che fallimento totale. Ho sbagliato, scusatemi. Ehi, testa di trapano. Grande, Stefano, ti saluto anche così. Buongiorno mio imperatore. Buongiorno mio imperatore. Ecco qua. Onore, guardate, grandi doti, Stefano è grandi doti. Follow wage mi segue da un anno e 670 giorni. Ma a me sembra di conoscerti da più tempo, Stefano, con quel tempo che ci conosciamo. Sembra molto più tempo. Dimmi che anche a te non sembra che ci conosciamo da di più. Perché a me sembra veramente una vita che ci conosciamo noi due, cavolo, vai. Perché il tempo passa più in fretta sul web. Il tempo sul web passa in fretta, si lega più in fretta. È una roba incredibile. È come se passassero a duello, va bene, lo accetto. Anche preferisco sfidare te che sfidare Mr. X, sono sicuro, almeno con te ho 50-50, con lui molte meno chance. Ho deciso, sto qua. Va bene, lo lascio arrivare Mr. X. Però io non so se da che parte mi arriva lui. Eccolo, lo vedete? Ma facciamo così. Io vado incontro. Salve Mr. X, salve. No, non è una bella idea. Non è per niente una bella idea. Ragazzi, sono veramente messo da schifo. Provo, eh. Oh, boia! Via. Oh, ha vinto Stefano. Mese, tu sei 600... lo so, sei buonissimo punto, Raffaele. Sei al secondo posto, grazie al supporto e all'aiuto. Grazie di cuore. Grazie di cuore, Raffaele. Ti ho ridato i punti che avevi sul profilo precedente. Che erano quelli. Ho fatto i calcoli e dovrebbero essere giusti. Ok. Ok. Ce l'ho fatta, eh? No. No. Non qua. Di nuovo sbagliato strada. Prima che arriva Mr. X, cosa che spero non arriva. Va bene, ci siamo, dai. Non manca molto, eh. Come vedete, siamo a buon punto. Vorrei solo far questo prima di salvare e per oggi andare in pausa. Domani, dopo Mafia 2, dopo il finale, facciamo Resident Evil 2 di nuovo. Ovviamente ci sarà
anche domani, sarà tutta la settimana tranne giovedì, questo gran gioco. Un tappo l'esistenza questo. Questa non si può aprire, come abbiamo già detto. Sta parte è da jumpscare. L'abbiamo visto nel primo file. Sta parte è da jumpscare. L'altra volta ho fatto un incubo. Avevo messo in carica il mio telefono, andato a fare altre cose. Un po' perché c'è il fumo. Sì, è la paura di perdere qualcosa e dire come faccio. Certo, è un incubo molto comune. È un incubo estremamente comune, Stefano. Più comune di quello che credi, assolutamente. Tranquillo, non preoccuparti. Un incubo non significa nulla, non è premonizioni o cose varie, eh. Oh no! Questo ci serve. Questo ci serve. Oh porco cane!